Buonasera e bentrovati, buonasera e grazie di essere con noi al Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. Buonasera. Lo ringraziamo per esserci venuto a trovare, per fare il punto sulla situazione genovese e ligure tra infrastrutture, porto, futuro e tanti altri argomenti di sua pertinenza, a cominciare dalla visita oggi a Genova di Gianluigi Aponte, armatore celeberrimo, fondatore di MSC, che ha fatto un vero blitz in porto, autorità portuale, insieme con lei e tante altre importanti autorità locali. Qual è lo scopo, qual è stato il senso della visita di Aponte a Genova? Ma è stato un po' per fare il punto non solo su alcune infrastrutture su cui ha chiesto ovviamente dettagli, ma anche da parte nostra un po' per chiedere lo stato di salute del sistema logistico internazionale alla luce della crisi del Mar Rosso e della situazione del canale di Suez, quindi capire anche nei prossimi mesi cosa ci dovremo attendere rispetto all'incremento o alla diminuzione del traffico marittimo, soprattutto sugli scali, in questo caso liguri, anche per andare a fare delle proiezioni, visto che già oggi noi abbiamo una diminuzione delle giornate di lavoro, ad esempio per la compagnia e per tutti quelli che fanno lavoro interinale nel porto di Genova e di Savona, è evidente che c'è una forte preoccupazione. Quindi si è andato a parlare di scenari globali, poi si è finito specificatamente su alcuni temi, tra cui anche il nuovo bacino del ribaltamento a mare che completeremo alla fine del prossimo anno a Sestri Ponente, con un nuovo bacino da 400 metri, che per lui è particolarmente interessante perché vorrà dire che potrà far ritornare su Fincantieri una serie di commesse che oggi insomma avevano l'impossibilità strutturale di andare su Fincantieri, ma dovevano andare sui cartieri atlantici francesi, quindi certo. Riportare in casa un po' di commesse anche sulle grandi navi da crociera, che per noi sono fondamentali nell'equilibrio generale del sistema di costruzioni navali italiano per mantenere la nostra cantieristica. Poi il tema ovviamente su Betolo, sulla nuova diga, sul sistema infrastrutturale soprattutto ferroviario. Ecco, non potendo chiedere in questo momento ad Aponte cosa pensa delle risposte che ha ricevuto, le chiedo, pensa che il sistema italiano e ligure siano riusciti a rassicurare il comandante Aponte sulle prospettive del porto di Genova in questa chiave? Guarda, io questo penso di sì. Il problema è che l'assicurazione è bionivoca, nel senso che noi abbiamo chiesto anche assicurazioni all'armatore di gestire anche questo momento di crisi non con una diminuzione del traffico, ma anzi con un aumento del traffico e quindi una garanzia su quelle che sono i traffici sul sistema portuale nazionale, proprio perché noi facciamo investimenti di medio e lungo periodo, ma abbiamo bisogno nella quotidianità di continuare a sviluppare una situazione di traffici che sia costante, perché una diminuzione improvvisa dei traffici porterebbe a dei momenti, come posso dire, anche di tensione molto forte a livello sociale, e noi abbiamo bisogno di evitare in questo momento qualsiasi tensione, perché per noi è fondamentale che il lavoro portuale continui a essere un know-how che il nostro territorio preserva, e quindi quello che abbiamo chiesto è, di fronte agli investimenti che ci sono, anche degli impegni sul mantenimento e l'incremento anche durante l'anno di alcune linee. E questo è un po' diciamo lo scambio che c'è stato per quanto riguarda il tema del cargo e dei traffici portuali, anche perché sappiamo che Betolo è da tempo che comunque è sottoutilizzata, sappiamo che oggi molti operatori rischiano di far fideraggio su Al Jazeera e quindi di non mandare più le grandi navi nel Mediterraneo, almeno nell'immediato, finché Suez è in questa situazione. Volevamo capire la strategia di MSC, ci ha confermato che con il fatto che gli entreranno in linea 59 navi garantiranno ancora la presenza delle loro navi più grandi nel Mediterraneo e quindi continueranno a toccare scali come Genova, che ha anche diciamo acque profonde,
ma non solo Genova in Italia, e quindi da quel punto di vista lì ci sarà un ritardo sulla ricrescita dei traffici, ma diciamo che entro l'anno dovremo riuscire a riassorbire e superare anche i valori iniziali dell'anno Peraltro è scorso. vero quello che lei diceva, cioè che ci sono stati degli aggiustamenti, dei cambiamenti, anche delle perdite di ore di lavoro e di giornate lavorative per Genova, però non quelle catombe che si poteva immaginare. Quindi per ora sembra abbastanza contenuto il riflesso della crisi di Suez. Pensa che continuerà così o rischiamo invece di avere problemi proprio a causa del Mar Rosso? Ma guardi, io parlo ovviamente con tutti i grandi operatori, con Aponte, ma anche con Grimaldi, con anche i nostri terminalisti, con Spinelli, con Messina. Quello che si sta generando ovviamente sono alcuni cambiamenti che potranno diventare strutturali o meno, dipende l'andamento di cosa succederà in Medio Oriente. Ma è evidente che sicuramente ci sono alcune grandi compagnie di navigazione che banalmente le loro rotte non arriveranno più fino alla Cina, ma si fermeranno a Singapore e arriveranno al Algeciras, visto che Foresight in questo momento è fuori, diciamo così, fuori gioco. E da lì poi faranno operazioni di viraggio. Questo rischia di penalizzare porti come Genova, che ha acque profonde, e quindi oggi a Genova arrivano anche carichi che sarebbero destinati ad altri porti che non possono ospitare le grandi navi, e da qua poi vengono trasportati via terra o via treno. Lì invece andrebbero in destinazione finale. Quello che però altri stanno facendo, come anche MSC, invece aumentare il numero di navi del sud-est asiatico per mantenere sostanzialmente le rotte, garantendo la permanenza della settimana, del fatto che ci sarà una volta alla settimana la nave. Oggi noi scontiamo in questi primo mese e mezzo dell'anno il fatto che le navi che dovevano arrivare in Italia a gennaio ci arriveranno alla fine di febbraio sostanzialmente, ma quello che a me interessava era capire se all'interno dell'anno solare saremo in grado di recuperare i flussi di traffico e sostanzialmente di arrivare a un pareggio o un ulteriore incremento del traffico. Questo oggi, diciamo, l'interlocuzione su questo punto è stata rassicurante, per noi è fondamentale perché già quest'anno noi andremo a prorogare alcune misure straordinarie che erano già state legate al Covid, oggi sono legate poi alla guerra in Ucraina, oggi alla guerra nel sud-est asiatico, quindi anche per garantire ad esempio alle compagnie portuali dei valori aggiuntivi per le giornate lavoro, è chiaro che dobbiamo capire come ci si presenta all'immediato futuro. È sempre utile per chi fa il mio mestiere confrontarsi ovviamente con tutti gli operatori perché poi il mercato ce l'hanno in mano loro, quindi Chiaro. da questo punto di vista per noi è fondamentale andare a capire se quello che si vede da Roma è poi quello che succede realmente agli operatori. Non è passata inosservata naturalmente la presenza del presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo Lavarello nella fotografia che è circolata appunto dell'incontro di oggi a Palazzo San Giorgio. Si è parlato anche del destino dell'aeroporto, visto che MSC è tra le aziende che hanno manifestato il loro interesse a subentrare eventualmente, in quali forme lo vedremo, nel Colombo. Ma noi quello che si è toccato leggermente il tema dell'aeroporto, ma in maniera, devo dire, non molto specifica, perché lì c'è anche una manifestazione di interesse aperta e quindi credo che bisogna dare a tutti i soggetti, diciamo così, le stesse opportunità. È evidente che però il tema di mettere insieme il valore del nostro aeroporto rispetto al valore del nostro porto, io quello che ho detto e mi sento di dire ovviamente in tutte le sedi, è che il primo porto del paese non può avere un aeroporto che non sia in grado di supportare la comunità business diciamo, e logistica che si deve instaurare in questa realtà. Quindi noi quello che abbiamo è avere una possibilità di avere un aeroporto che sia collegato a livello internazionale con più destinazioni per consentire a chi investe su una realtà come Genova, investe nel nostro paese, possa poi avere la possibilità di muoversi. Questo vale per le aziende italiane, vale per le aziende straniere, ma vale soprattutto il fatto che se
se noi vogliamo rilanciare il sistema logistico nazionale, non possiamo gli dare l'idea che il nostro sistema logistico nazionale, tra quello portuale e aeroportuale, tra l'altro dove il porto ha il 60% dell'aeroporto, sia completamente slegato con delle politiche differenti. Quindi io ho appreso con piacere che ci sono moltissime offerte da quella di Aponte, ma anche, devo dire, c'è un interesse di Costa, c'è un interesse di Aldo Spinelli, ci sono interessi di vari operatori, anche dei, diciamo, degli attuali proprietari del Genoa. Per noi è fondamentale che ci sia una, diciamo così, una visione del nostro aeroporto diversa rispetto al passato. L'aeroporto non è un servizio pubblico, l'aeroporto, la gestione dell'aeroporto va sul mercato, il pubblico deve garantire il libero accesso a tutti e una garanzia per chi utilizza il sistema aeroportuale, però ha bisogno che un'area come questa, dove ci sono fortissimi investimenti, sia in grado di mantenere un sistema aeroportuale che sia efficiente. Cioè, non posso credere che non si riescano a fare investimenti sul nostro aeroporto. Ecco, aeroporto di Roma, secondo quello che lei può percepire, uscirà senza fare drammi o guardi, ci sarà una battaglia da fare? Su questo non ho idea, è un tema che riguarda il nostro ministero come primo azionista tramite l'autorità del sistema portuale, però poi riguarda anche gli altri soci, c'è Camera di Commercio, qui ho letto anche il Presidente Attanasio alcune manifestazioni sui giornali che condivido appieno, e diciamo gli enti locali ne sono coinvolti, anche se oggi non sono direttamente azionisti nello scalo, perché evidentemente uno scalo che funziona non vale solo per le crociere o per chi fa business, ma anche per chi fa turismo, per chi si muove, insomma diventa un'operazione anche di riqualificazione dell'area. È evidente che ormai Genova, col target che si sta dando, l'attuale aeroporto non è sufficiente e non è, secondo me, pensabile che noi possiamo avere un aeroporto in perdita in una città dove si stanno investendo miliardi di euro. Bisogna che, come posso dire, ci sia una sinergia tra pubblico e privato per il rilancio dello scalo prima di completare la realizzazione dell'alta velocità con Milano, perché noi sappiamo che ovviamente il rischio è che se si arriverà troppo tardi si va più facilmente in treno a Milano a Linate che a Genova, mentre se si riuscisse oggi a rilanciare l'aeroporto magari dandogli alcuni obiettivi precisi, noi avremo un sistema integrato tra Genova e Milano anche sul sistema aeroportuale, perché sappiamo che Linate satura come slot e non può mettere più aerei, e quindi l'aeroporto di Genova collegato direttamente con Linate potrebbe essere un sistema assolutamente sinergico. Bisogna fare adeguamenti ferroviari importanti, purtroppo quando sono realizzate le infrastrutture in questo paese nessuno ha mai pensato di portare il treno in aeroporto, ma non solo a Genova, direi ovunque, anche a Malpensa. A mio avviso è stato un errore fondamentale della pianificazione infrastrutturale, però oggi stiamo lavorando sul nodo di Genova con alcuni accorgimenti, possiamo collegare l'aeroporto alla stazione marittima a Savona e anche a quella di Genova e creare sostanzialmente un collegamento, dando la possibilità sia ai turisti, sia ai croceristi, sia agli operatori business di poter avere un sistema integrato e anche con una profonda ristrutturazione di quelle sono le aree dell'aeroporto. Che le dico, e il senso della stazione Erzelli, no? Sarà questo, no? Quello sì, la stazione non si chiamerà più Erzelli, perché questo è uno dei miei punti, cioè noi dobbiamo uscire da una mentalità locale. Allora, se un turista arriva a Genova, io sono di Sestri Ponente, sono nato sotto Erzelli, ma se uno arriva da Milano e deve scendere ad Erzelli per andare in aeroporto, magari cerca Genova aeroporto e rimane sul treno finché arriva a Ventimiglia. Allora, il problema è che noi prendere l'aereo a Nizza. Esatto, noi dobbiamo mettere Genova aeroporto, come la stazione Principe Sotterranea dovrebbe diventare stazione Principe Marittima, è evidente che dobbiamo iniziare a capire che se vogliamo far crescere il nostro sistema dobbiamo integrarlo e dobbiamo un pochino anche investire in un'immagine che riporti Genova al centro dei crocevia turistici e business a livello internazionale. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche il Forex che si è tenuto qua a Genova, credo che oggi Genova abbia una grandissima visibilità come mai avuto. Capita di rado
che alcune città, ogni tanto è successo a Verona tempo fa, eccetera, riescano a prendere questa visibilità al momento in cui bisogna approfittarne per sistemare, se no situazioni che nella normalità diventerebbe molto difficile riuscire a sistemare. Chiaro, chiudo con questo, l'altro giorno c'è stato l'evento a Imperia, la nascita di questa regione transfrontaliera, è un accordo tra Imperia, Cuneo e Nizza. Noi ovviamente ci abbiamo subito letto un pericolo, perché già da una parte a Levante c'è Pisa che incalza sulla zona della Spezia e del Tiguglio, dal punto di vista aeroportuale intendo, dall'altra parte c'è Nizza, quindi bisogna tenersi strette le province anche a livello regionale. Diciamo che, torno a dire, se Genova torna a ragionare come una capitale, torna a ragionare in grande, i problemi non si pongono. Si pongono quando non si riescono a dare servizi. Cioè, oggettivamente, oggi dalla provincia di Imperia è più facile andare a prendere l'aereo a Nizza che non venirla a prendere a Genova. Anche perché ci sono i voli, no, a Nizza? Tanti. Ci sono i voli, c'è una sinergia tra Nizza e Fiumicino, visto che la proprietà è la stessa, molto più che tra Fiumicino e Genova. E c'è un sistema infrastrutturale autostradale che ci farà penare ancora per parecchio tempo, quindi abbiamo bisogno di potenziare alcune sinergie, però credo che su questo si stia mettendo, si stiano facendo molte cose di cui vedremo i risultati nei prossimi anni. Purtroppo il sistema infrastrutturale non è un sistema che quando lo si trova malato lo si guarisce in pochi mesi e neanche in pochissimi anni. No. Ci vuole tempo, bisogna perseverare nel realizzare gli obiettivi, lo si fa con un lavoro costante, a volte anche tenendo un profilo piuttosto basso, perché spesso ogni cantiere sono più i problemi che genera che le soluzioni fino a che non viene completata l'opera. Però oggi devo dire il sistema genovese è impressionante per la mole di potenzialità che sta, come posso dire, mettendo in campo. Stiamo parlando della diga di Genova, dove finalmente a maggio spunterà il primo pezzo di diga dall'acqua del mare, perché oggi tutti a Genova si chiedono se veramente stanno costruendo la diga o se non la stanno costruendo. La notizia è che a maggio vedremo il primo cassone emergere dalle viscere impilato e uscire fuori dall'acqua, quindi si inizierà a vedere qualcosa. Abbiamo il tema del terzo valico che aspettiamo da circa 20 anni, che speriamo di chiudere, come abbiamo detto più volte, nel 26, mantenendo il cronoprogramma senza sgarrare. Abbiamo il Campasso che inizierà nel mese di febbraio le lavorazioni, abbiamo entro il 25 il completamento del nodo di Genova, che vorrà dire avere la possibilità di avere un traffico molto più fluido per quanto che riguarda le direttrici Levante Ponente, e poi adesso tra un mese e mezzo inizieranno i lavori per il tunnel subportuale. Sono tutte opere che riguardano e si innestano in un panorama di rilancio del sistema logistico nazionale e vedono in Genova l'approdo, come posso dire, principale del paese e il cuore pulsante del nostro sistema logistico. Quindi credo che avremo moltissimo da lavorare. Però il fatto che un operatore come MSC, ma come anche altri operatori, 4 giorni fa ho sentito Grimaldi, eccetera, ci sia un forte interesse per una presenza consolidata all'interno del sistema portuale Ligure è già un obiettivo che anni or sono non eravamo riusciti a colpire, nel senso che fino ad oggi c'era un interesse, ma era più un interesse passivo che attivo. Oggi invece, devo dire, la realtà italiana in generale, ma in particolare l'arco Ligure e quello triestino, diventano particolarmente appetibili nel nuovo mondo della logistica integrata, soprattutto per quanto riguarda i nuovi traffici diretti verso il centro Europa. Molte grazie, Vice Ministro Edoardo Rixi. L'aspettiamo naturalmente ancora qui a Primo Canale. A più tardi.